Il progetto STEP ha dato l'opportunità a molti interlocutori con cui abbiamo collaborato, università, e produzione e mondo dell'agricoltura in campo, di sviluppare e approfondire gli argomenti legati all'impiego e alla possibilità di alternative all'uso delle plastiche, che sembra banale ma è molto più complesso perché gli interlocutori in campo sono diversi e soprattutto perché gli aspetti tecnici, gli aspetti commerciali, gli aspetti legati al marketing e anche tecnologici sono molto importanti, per cui sono tutti molto specifici e tutti necessitano di un approfondimento. L'impiego alternativo alla plastica non è una banalità, bisogna conoscere molto bene il ciclo produttivo anche delle alternative alla plastica, comprendere bene quali sono le possibilità di compostaggio di ciò che plastica non è, cercare di coinvolgere soprattutto i consumatori per una maggiore consapevolezza e conoscenza di questo. E io vengo dal mondo della produzione da Apofruit e quindi conoscere molto bene anche tutte le problematiche che a cascata si verificano durante la linea di lavorazione, calibrazione, stoccaggio eccetera eccetera, perché sono veramente importanti, e soprattutto anche capire qual è il costo della sostenibilità, perché anche questo è un aspetto non da poco. In questo momento, nel nostro caso, l'impiego delle alternative rappresentano anche costi maggiori, e in questo momento i costi maggiori sono a carico nostro, cioè dei produttori. Sicuramente, anche per le cose che abbiamo sentito durante l'incontro che abbiamo avuto oggi pomeriggio, una razionalizzazione dei materiali e delle confezioni, quindi non avere tutta questa grande variabilità di forme, di dimensioni, di colori, potrebbe aiutare, perché razionalizza sicuramente quello che poi è il fine vita dell'imballaggio. E come si sentiva oggi, tutti chiedono le loro forme, le loro confezioni e i loro materiali diversi. Quindi, per migliorare il riciclo, ridurre la variabilità dei materiali, quindi rimanere su un unico materiale che può essere riciclato, questo è il mio parere, ed eventualmente utilizzare anche quei materiali che possono essere facilmente smaltiti con il rifiuto organico, in modo tale da alleggerire sicuramente la pressione sul riciclo meccanico, che adesso è l'unica forma di smaltimento. La sostenibilità ha tre pilastri: ambientale, sociale ed economico. Abbiamo analizzato all'interno del progetto tutti e tre gli ambiti. Dal punto di vista ambientale ci sono dei vantaggi, ma che al momento non sono del tutto chiari e riscontrabili, per il fatto che ci sono anche degli svantaggi, quindi il soppesare questi due non è così immediato. Dal punto di vista economico si stanno facendo tecnologicamente dei grossi passi in avanti, e quindi le due tecnologie, anche in funzione delle variazioni di mercato, dei prezzi del mercato, stanno avendo dei momenti come questo in cui sono confrontabili, quindi tendenzialmente sostenibili. Dal punto di vista sociale, queste invece introducono anche delle azioni nuove lavorative che impattano in maniera ancora non particolarmente definita. Quindi in sostanza la sostenibilità nell'ambito delle plastiche, fino a quando non si troverà una standardizzazione complessiva della filiera, sarà molto complicato riuscire a ottenere dei risultati effettivamente sostenibili.